Sigilli rimossi e di sequestro confermato per la scuola elementare Pessina di Viale Pola nel centro di Ostuni, che lo scorso 13 aprile è saltata alla ribalta delle cronache per il cedimento di alcuni pezzi di intonaco durante una lezione in una classe seconda e il ferimento di due bambini e la completa evacuazione dello stabile per pericolo di crollo anche di altre zone del soffitto. Michele Colella, consulente tecnico nominato dal magistrato Pierpaolo Montinaro, ha presentato una relazione dopo il nuovo sopralluogo effettuato pochi giorni fa all'interno della struttura insieme a vigili del fuoco, poliziotti del locale commissariato e tecnici comunali. L'accesso agli immobili è consentito solo agli operai della ditta alla quale è stato affidato l'incarico di effettuare i lavori individuati dal consulente, sia nell'aula in cui si è verificato il crollo, quella della seconda, che in altre aule che vanno accuratamente ispezionate e sottoposte a test di stabilità degli intonaci. I lavori dovrebbero concludersi necessariamente entro l'inizio dell'anno scolastico 2015-2016, altrimenti gli alunni non potranno rientrare nel presso scolastico e si dovrà trovare una ulteriore soluzione momentanea, come è successo per gli ultimi mesi dell'anno scolastico precedente. A proseguire è invece l'inchiesta aperta dopo il crollo. 5 le persone indagate per lesioni colpose e crollo colposo. Il capo dell'ufficio tecnico Roberto Melpignano, il direttore dei lavori Salvatore Molentino, entrambi di Ostuni, il collaudatore Michele Fuzio di un noto studio tecnico di Bari, i legali rappresentanti delle imprese che hanno avuto a che fare con gli interventi nella scuola e in particolare per il rivestimento dei solai Palmiro Brocca di Lecce e Vito Urgesi di Celje Messapica.